Su Icaro siamo in compagnia di Niccolò Califano, per tutti Niccolò, almeno per tutti i fan di Masterchef che hanno seguito il talent dedicato alla cucina fino a poche settimane fa. Niccolò, grazie di essere con noi, sei uno dei concorrenti che ha sfiorato la finale, però nonostante tu non sia riuscito ad entrare tra i magnifici quattro, chiamiamoli così, sei stato uno dei più sostenuti dal pubblico. Ti aspettavi tutto questo successo una volta uscito da Masterchef o ti ha preso un po' di sorpresa? Così tanto probabilmente no. Sicuramente, cioè, so di essere stato magari un personaggio non del tutto convenzionale rispetto al concorrente di Masterchef Medio, se così si può chiamare. Quindi magari più persone si sono identificate nel mio disagio e forse anche per quello che io e Eleonora abbiamo avuto così tanto seguito, nel senso che magari al giorno d'oggi penso che la società si identifichi più nei panni di un disagiato che nei panni di un uomo tipo super sicuro come Antonio, ecco. E quindi insomma, secondo te questa è stata la chiave dell'attuale successo? Sì, sicuramente. Boh, io ho sempre cercato di essere me stesso, anche in tutte le mie vulnerabilità e nei punti deboli, e quindi penso che questo le persone lo apprezzino ad oggi. Insomma, tra l'altro, noi ti abbiamo visto fino a poche settimane fa in TV, nel frattempo tu hai iniziato anche la tua attività di medico nel nuovo CAU di Ravenna, tra l'altro, se non sbaglio, sì. Lavori anche in un centro per anziani. Immagino siano state un periodo particolare, la gente ti vedeva alla TV cucinare, poi tu eri a fare il medico da un'altra parte. Sì, l'altro giorno giusto è entrata una paziente che mi ha riconosciuto e aveva una cistite emorragica e praticamente il dialogo era: oddio, ma sei Nicola di Masterchef? Ti brucia quando fai la pipì. Oddio, ma ogni tanto sì, ma qual è il tuo giudice preferito? Locatelli, hai mai visto tracce di sangue nelle urine? Ma quindi com'è stata l'esperienza? Cioè, era tipo una domanda di Masterchef e una alternata, molto, molto difficile, molto anche un po' pesante e strano psicologicamente convivere con queste cose qua, perché sì, era tipo davvero strano, strano. E poi tutte le curiosità, immagino anche i tuoi colleghi lì avranno avuto tante cose da chiederti. Sì, ma io ho smesso di rispondere. Ora a un certo vado in punto giro si stufa. Ma sì, un pochino, un po' sì, dai, però penso che sia normale, dai. Uscendo dall'ambulatorio, quando è nata la tua passione invece per la cucina? La passione per la cucina, proprio la cucina in sé, molto più tardi. Prima era una ossessione del cibo, che poi dopo si è trasformata in tecnica. Diciamo che la cucina per me è anche tecnica e poi anche estro, arte, innovazione. Prima c'era più un'attrazione innata per gli ingredienti e per il cibo in generale e la voglia di assaggiare tutto e di scoprire un'esperienza nuova al palato. Poi in realtà ci sono tante piccole cose che mi hanno indirizzato verso la cucina, che secondo me è una forma di artigianato. Mio nonno, ad esempio, utilizzava gli attrezzi, mi ha insegnato ad utilizzare gli attrezzi e mi ha insegnato che c'è un attrezzo giusto per fare un determinato lavoro. Cioè, per ogni lavoro tu devi utilizzare quel determinato attrezzo perché ha una forma studiata per fare quello. E un po' questo è, diciamo, quello che ti dà la cucina intesa come tecnica. Si vede, però è una cosa che magari ho preso da mio nonno e poi mattoncino dopo mattoncino si è costruita una passione che prima forse è nata veramente come un'ossessione, un'attrazione innata quasi ossessiva che poi si è
mi ha dato qualcosa, mi ha dato la cucina, mi ha dato la tecnica e quindi mi ha permesso di entrare veramente dentro a quel mondo. Anche perché poi da buono studente fuori sede hai dovuto sopravvivere per un po' di tempo Sì, e poi contava nel più la senso. quantità forse lì. Esatto, da vicino, da studente fuori sede, dovevi. Cioè, veramente, quando vai a vivere da solo, è proprio. Ti rendi conto che il cibo non è che ti viene dato nel tavolo, è una cosa a cui devi pensare. Quindi, se hai questo vantaggio di avere l'ossessione di cosa cucinarti e anche la voglia di mangiare un pochino meglio rispetto al classico studente fuori sede che si scalda il Gordon Blais al microonde, non è che facessi delle cose così tanto sofisticate, però ho sempre cercato di farle bene. E poi ho avuto un coinquilino che mi ha aiutato molto in questo senso perché aveva studiato all'Alma e guardare lui che cucinava per me era un rituale. E quindi quando vedevo i suoi piatti e i miei piatti e ci sedevamo a tavola e avevo più voglia di mangiare i suoi piatti che i miei, ho detto: cavolo, devo fare qualcosa anch'io, mi devo dare una svegliata. E lui sicuramente mi ha attivato quei neuroni specchio che avevo già, che mi hanno detto: ok, quella lì è la direzione giusta. Però è una cosa che è nata molto lentamente, in modo graduale. Però è bello anche così, nel senso che non è stata una cosa imposta, è proprio stato Una quasi scoperta. la cucina che ha scelto me, non sono io che sono andato dalla cucina. Tornando a MasterChef, il momento più bello e il momento più brutto nella tua avventura? Non credevo di poter vincere una prova. E poi diciamo che ogni volta che vincevo, ogni volta che vinco una prova, almeno che non vinco proprio tutto, mi esplodo un attimo, poi mi ricontengo perché boh, sono abituato a non esternare troppo le mie emozioni. E quindi sarei esploso veramente soltanto se avessi vinto, proprio esploso, esploso, esploso. Quindi in realtà nessuno mi ha ancora visto esplodere di gioia. Non ti saprei dire qual è stato il momento più bello. Massari che mi dice che ho fatto un dolce musicale, un dolce perfetto. Quello proprio è stato bellissimo. Forse quello è stato il momento più bello, perché probabilmente era il momento anche meno aspettato. Era il momento che veramente sul dolce io mi sento molto carente e quindi è stato veramente inaspettato che lui mi facesse così tanti complimenti. Però ce ne sono stati dei momenti belli, anche la cucinata in coppia con Eleonora è stato bellissimo. Lo racconto sempre a tutti perché in quel momento lì ho dimenticato di essere nella cucina di MasterChef dal momento che mi sono messo la bandana attorno agli occhi. Mi sembrava di essere lì con un amico e fare un gioco, e questo mi ha dato molta grinta e mi sono divertito veramente tanto. Poi siamo finiti tra i migliori e poi è nata una grandissima amicizia. Poi Tra anche l'altro, la vittoria con Michela inaspettata a lì Torino è sei stato. rimasto bloccato praticamente dopo la vittoria, eri immobile, Sì, incredulo. forse in effetti quello è stato il momento, forse è stato ancora più inaspettato di Iginio Massari, perché io lì proprio non credevo proprio di farcela, cioè siamo partiti già con quella mousse bouche che dovevamo fare ed eravamo già in ritardo, cioè siamo partiti che eravamo già in ritardo, poi con Michela, che voglio dire, non è proprio la persona con cui dici: ok, facciamo due chiacchiere in compagnia, ci coordiniamo, vai tranquillo, vai tranquillo. Cioè, Michela è bella incazzosa.
Però in realtà mi è servito un sacco, mi è servito un sacco il fatto che Michela fosse così autoritaria mi ha veramente spronato. Poi mi sono sentito anche un po' da solo, nel senso che sapevo che non potevo contare solo su di lei, quindi è come se mi fossi dato uno schiaffo in faccia e mi fossi detto ok, ora dai il meglio, lavora a testa bassa. Anche se c'è di là una che ti insulta, poi la insultavo, ci insultavamo a vicenda e questo ci ha fomentato molto. Tra l'altro, Però è stato. Sì. tornando a Iginio, ti sei giocato anche una carta di grande coraggio lì. A imitarlo di fronte a lui, ho visto dei tuoi compagni che hanno temuto per il tuo futuro. Sì, in effetti ero più teso per quello che quando andavo davanti ai giudici con i piatti perché, dai, non sapevo magari se la prendeva male, però ho detto allo stesso tempo: non posso non imitare Iginio Massari davanti a Iginio Massari. Quindi è stato anche uno dei momenti più alti della mia vita. Lì ha giocato l'istinto, così come nella tua frase finale dell'uscita, immagino, la citazione di Via col Vento. Ah, sì, è stato spontaneo. Stavo per dire in realtà chi volevo che vincesse per chi tifavo, e poi in realtà è stato un momento bello anche quello per me. Quindi dentro di me mi sono detto: è andata bene, ho vinto io, e quindi ho detto: boh, chi se ne frega. Diciamo che è una frase che rimarrà iconica, immagino, nella storia di Ah, MasterChef. sono contento di aver risvegliato una frase di un grande classico del cinema. No, Che molti tuoi coetanei probabilmente non hanno visto, poi magari adesso andranno a recuperare in però esatto, seguito. è una cosa che mi farebbe molto piacere perché è un film che può essere anche visto come un film palloso perché dura 4 ore ed è un film vecchio, però è uno di quei grandi classici che veramente ti dà qualcosa e ti rimane. E poi quella frase lì è veramente iconica, cioè chiude quel film in maniera circolare, cioè proprio la chiusura del cerchio, quella frase lì, perché potrei stare a parlare per ore del personaggio di Rhett Butler in Via col Vento, perché è stato, cioè, è proprio, boh, è quell'uomo lì che mi ha proprio affascinato, la sua figura, che alla fine questo amore impossibile in cui va dietro in tutti i modi, innamorato, innamorato, e poi alla fine si prende quella punta di narcisismo perché era un amore che era andato tutto da una parte e allora dice: sai cosa? Fanculo, francamente me ne infischio. Cioè, è una frase forte, è una frase forte. Cioè, quando ci penso, cioè, quella scena lì fa venire veramente i brividi. Vabbè, comunque. A proposito di brividi, i giudici te l'hanno fatto venire i brividi, com'è stato interagire con loro dopo averli visti in TV, trovarteli lì davanti? No, io i brividi non me li faccio venire se vedo delle persone famose, i brividi me li faccio venire per altre cose, non sono queste le cose nella vita, secondo me, per cui uno dovrebbe avere i brividi. I brividi ti vengono quando provi emozioni, sicuramente me l'hanno fatte provare, però non è che. Vedo tutte le persone come persone e non come dei scesi in terra. Ecco, questo potrebbe essere il mio difetto. Non, anche se ovviamente cerco di prendere da tutte le persone quel qualcosa che mi piace e farlo mio, però non è che deifico nessuno. Diciamo che anche nella trasmissione la tua emotività sei riuscita a tenerla a freno spesso, invece il tuo pessimismo cosmico è emerso, però con una buona dose di ironia a fare da contraltare. Sì, ma sì, il pessimismo in realtà è l'altra faccia della medaglia dell'ottimismo. Quindi etichettarmi come mero pessimista è sbagliato come etichettarmi come mero ottimista. Sono abbastanza
instabile perché dipende tutto dai giorni, effettivamente. L'ultimissima battuta sul futuro medico, laureato a pieni voti, cuoco con la passione, se non sbaglio, anche per il teatro, a parte conquistare il mondo, come hai detto nell'ultima puntata, come ti vedi nel futuro? Nel futuro, boh, non ne ho idea. Sinceramente, il senso della mia vita è che non ha proprio un verso e quindi niente, quindi vado avanti a caso. Sono un assiduo frequentatore dell'esatto contrario della certezza. Beh, diciamo che come frase d'uscita si avvicina anche a quella dell'uscita dalla trasmissione. Grazie, Nicolò. A voi. Ringraziamo Nicolò della disponibilità, avremmo avuto anche tante altre domande, ma è stata comunque una lunga chiacchierata quella che abbiamo avuto modo di fare. Poi ricordiamo anche a tutti gli appassionati che vogliono rivedere o magari vedere per la prima volta le sue gesta anche in cucina e quelle degli altri concorrenti che Masterchef Italia, che è il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italia, è sempre disponibile anche on demand. Ringraziando ancora Nicolò di essere stato con noi, grazie anche a tutti voi di averci seguito.